La flotta della Marina Veneta, formalmente da sempre il comando dell'armata era una prerogativa del Doge. Sotto era il Capitan General Damar, comandante in capo delle operazioni de nave e ammiraglio del nucleo principale della flotta. Subito sotto e sempre presente, sia in tempo di pace che di guerra, era la massima autorità marinara dello Stato della Repubblica della Venezia, il provveditor General Damar, responsabile della disciplina e dell'ordine pagador, generale e vicecomandante in guerra. Sotto era le squadre navali permanenti, il capitano del Golfo, il capitano delle galeazze, il capitano dei galeoni e il governatore dei condannati, comandante della squadra navale delle galee sforzé, utilizzate per pattugliamenti a lungo raggio. Sotto era i comandanti delle varie forze navali minori, organizzate a seconda delle esigenze, tipo il capitano Damar con l'accezione dell'ammiraglio. Il vero e proprio ammiraglio che un comandante militare designava, un esperto di questioni marinaresche, spettava invece a 3 ufficiali impiegati nel controllo dei porti della Repubblica, nelle isole, e il comando del Bucintoro, la nave ducale simbolo, l'ammiraglio dell'Arsenale, l'ammiraglio del Lido, l'ammiraglio del Malamocco e il capitano dell'Arsenale. Sulle navi della flotta grossa la gerarchia del comando era formata: il capitano della nave, l'almirante, cioè l'ufficiale addetto alla navigazione, e il governatore della nave. Sulle navi fine gli equipaggi erano formati dal sopracomito e il comito, l'ammiraglio, cioè l'ufficiale addetto alla manovra, e altro personale. Ste navi le poteva portare fino a 200-300 uomini, tra marinai, galeotti, addetti ai remi, e il corpo tecnico dei calafati, maestri d'asse e marangoni, per le eventuali riparazioni, e i fanti da mar, corpo combattente. Era anche il capitano della Laguna Granda, comandante della squadriglia per il controllo della laguna e dei porti di tutte le isole spampinene nei sette mari dentro i lidi veneti.